di sostenibilità ormai è arrivata. 34 milioni di italiani, abbiamo visto dai dati, hanno già allineato le loro leve d'acquisto sui temi di sostenibilità. E la percezione, la consapevolezza di temi di sostenibilità ormai è entrata nel cuore delle persone. Sta cambiando tutti i consumi. L'abbiamo visto nelle scorse settimane, quello è una cosa più tangibile. Il 15 marzo sono scese nelle piazze, in 2000 piazze in giro per il mondo, in oltre 125 paesi, 1.600.000 persone. Di queste, 1 milione erano in Italia. E la città che ha avuto maggior partecipazione è stata proprio Milano, 100.000 persone. Questo ci dà la speranza e la certezza che un mondo migliore, tutti quanti insieme, riusciremo a costruirlo. Il tempo è maturo affinché noi si sia tutti consapevoli di essere parte di un processo economico. Un processo economico prevede uno scambio tra una domanda ed un'offerta e noi costantemente nella nostra quotidianità offriamo e scambiamo e compriamo idee, emozioni, gesti, non solo prodotti e servizi. L'etimologia della parola economia sta a significare arte di reggere e bene amministrare le cose della famiglia e dello Stato. Quindi ci sono due parole molto interessanti nel significato della parola economia che sono andate in disuso, sono la parola arte e la parola bene. Allora, l'economia dovrebbe essere un'arte, in quanto tale, come tutte le arti, produrre bellezza. E il concetto di bene non può essere ricondotto solo a legato all'economia, a un'idea di efficacia ed efficienza, ancor meno di sola rendita, ma ad essere un concetto di bene nell'accezione più nobile del suo termine, cioè una condizione di benessere di cui tutti possono godere. Quindi in questo senso l'economia è l'atto d'amore per eccellenza, perché è solo dando che si riceve, tutti desiderano essere amati, tutti naturalmente desiderano amare e soprattutto il ritorno sull'investimento tanto caro alle aziende è certo, perché la legge è una legge fisica, tanto dai, tanto ricevi. Da qui l'idea dell'amore come l'atto supremo di economia.